but you know something. Just you. Signore, chi è? Padre nostro, non c'è. E che sarà? Oddio mio, quando mi sento male. Oh. Ma che è? Ecco, acciaio di polmoni che mi fa male. Oh. Quando respiro mi pare di essere un zolfarella quando soffio. Mamma mia. Oddio mio. Oh, tremo tutto. Oh, e che sarà? Oddio. Ma, vengo qua. Venne, ma. Che succede? Mi sta dando la faccia. Come fai? Mi sento male. Io sono venuta apposta per mare, poi giù. Ma tu che fai? Per mani? Esci. Cos'è sta dolce? Che è? Acciaio rosichio, ecco la mola. Guarda, ma non gliela faccio a parlare. E puli di burmù a me crocchia. Oh. Vieni un po' qua, vieni. Mettimi un po' la mano sulla fronte. Non è che scotto, non è che c'ha giù la frea. Tante volte. E tu che dici? C'ha giù la frea? Può essere. Te lo sa dire. Tu te vai strappazzelle. Con le zitelle, le verzocche, come le chiamate qui. Oh, quelle te viene a raccontare tutti gli affari dell'altro. Ma quelli che loro. Niente, birbe queste. Mamma mia. Non va così, perché ricordate che tu sei sempre la madre del Ubrette, capito? E non va perché dando a Giai chi ti dà la soluzione dentro casa, non ti importa, capito? Noatri siamo tutte pecorelle del Signore e io non so visto cosa e non saccio cosa, capito? Senti, cocco di mamma, tra una settimana è Pasqua e non ti puoi malare. Vero. Ma scusa, ma io non so un uomo come quell'altro, che cambia? E poi, senti, proprio per questo, ma perché non mi fai un bacchio di malva? Vai qua della di casa, nel cogli in moghetta, così stavo meglio. Può essere mi guariscio. Un bacchi di malva. Vabbè, io dove la trovo la malva? Guarderebbe. No, senti. Io da umana mi sono portata le gocce. Ti ricordi quando con anima di tuo nonno c'era il catarro? È morto 10 anni fa, sì. 10 anni che è scadute. Ti ricordi quando stava bene, quando le piava? Certi sedacci. Vanno, va. No? Ma mi piace il termometro. No. Senti, allora fammi una cosa. Dimmi. Io vado a chiamare il dottore. Così te visi, ti avete preso, c'hai. Meglio, meglio che meglio, eh. Va. Buonasera. Fili. Allora no, chi è arrivati? Buonasera. Io non sta bene. Cosa? Non sta bene. Va a chiamare il dottore. Buccate. Vanni, caroli, vanni. Che fa tutto? Che cavolo? Stai da solo. Ah, pure quest'altro. Don Vini, Don Vini, ma che ti è successo? Che si è fatto? Che peccato grosso? Sì tu, io stago male, mi sento male, stota a memoria. Oddio, a memoria. Sì, ma se ti muori, ma chi te canta la messa il giorno di Pasqua? Oh, io non ho capito cosa, figliola. Io al massimo ti posso suonare la campagna, tu lo sai, io sono sì, tu,
E zitto, Fefe, sono le campane che per te a festa o a morto l'inducchi è sempre qui. Ma Boati, gli veniva sempre da scherzare, eh? Con chi sta male. Oddio, non vivi. E mo' a venire un medico allora? Sì. Oh, ecco. Sì, c'è. Sì. Ha detto. Siamo arrivati. Ah, ecco. Ecco c'è. Ecco, dottore, adesso ti visita mamma e vede cosa c'è. Meno male. Buonasera. 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 Ciao, ammalati. Buonasera. Io sono un medico, Toccasana. Toccasana. Questo, don Vivi, è un concorrente tuo. Tu salvi le persone con l'acqua santa e qui su con sciroppi e supposto. Dai, dai. Dottor, sta qua con la poltrona. Dammi che cosa ti porti, che mi sento vedi male. Vedi qua, te ne penso io, metto di essere. Metto di essere che ci è capitato sulle mabboni. Ci vedremo, dottor. Se mala pure di preti, sa. Oh, mamma, to. Metti. Tu sta bene, metti. Ci vedremo. Tu altri preti, non sei dell'umanità come ti parla pensare? Quale moneta? Oh, don Vili, promo per l'acqua santa. Non si è visto mai tanto che ti facesse. E vanni via, matto, che non sei altro. Senti. Tu te la vedi con me, perché non posso parlare, che mi fa male la gola. E poi, pure perché sono prete. Se no... te settavo io. Ma che c'è volete di tanto di là? Che è, le forbici della mela? Guarda, anche tu ci sta tu sempre. Ma dottore, se non lo visiti come fai a sapere? Ma sì, tu come lo conosci? Forbici della mela! Ti faccio una visita dalla testa ai piedi? No, al burrito, perché io non ti serve. Di sotto non basta perdere, dopo quello a tempo perso. Qui ci sono seminari, ha partito tanto, eh? E a te che c'ha la madre certi pranzitti, prima di tutto con le problemi. È vero, è vero. Qui ci lascio male. Allora, fammi vedere se mi funziona. Oh. Mamma mia! C'hai un figlio che parla di castagne da un mondo. C'hai una gola, sai da una gola? Pare che si è mangiato un fumo, tutta strambolata. Ma sai io? Ecco perché. A te te vedo anche i polmoni. Oh dottor, ti pare facile vedere i polmoni? E mica stare fuori che ce l'ha piccati. Zitto, tranquillo. Che tu una notte non ci dormi per dire stronzate, a pensare che da casa tua ci sono meglio, guidate che Madonna sarà. Dottor, ma perché si chiama da me? Non si chiama da me, si chiama Brandini, perché più scemo di cucina non poteva venire. Brandini, sta camposito, lascia la faccio la pressione, ti faccio tutto, ti controllo, qui si lascia in mezzo. Forbice della mela. Questo funziona. Guarda, buona mala. Ecco. Tutto questo fumo. Dottor, ma è grave? È tanto grave? È più grave. Salma a te mio. Facci una grazia, facci una mano, che cosa, perché... Oh, Fefe, ma che borbotti! Che borbotto, stavo pregarusando, perché lui vede il figlio tuo, il prete nostro, ecco, sta troppo male. Se non ci stai di giochi alla mano, come te lo fa? Poi, visto, tu si fa pure lo strano, dice che vuole fare un sciopero, e loro... Io lo dico, dico pure a Tornello, sa che andava a fine. Come cori stai a posto? 48 battute con il coppi, dobbiamo fare una cura eccezionale. Sì, meglio. Adesso. Aspetta, che vesto. Vedi, ma gli taglio dei polmoni. Aspetta,
Dai. Ho figlio da di che ti metto con un rondo vero? Sì, adesso perché ti fa male? Respira. Mi crocchia, senti come crocchia. Respira più forte che non sento cosa. Allora tu. A lui che respiro. A lui mi ha sentito da lui, su questo però poco scoppia. Oh, dottore! Don Vili, mi ingalena con col fiera, figlio. Vili. Dimmi, una grossa provvidenza. Beh, c'è stato un brindisi di dottore, bella o non bella, io mi devo guarire, capito? Io c'ho da fare la benedizione, la predica, la progissione. Come faccio? Tu hai detto il minimo degli ordini, si da parlare, che dago, le punture, le supposte, per dare lo so. No, le supposte non te le dago perché tu non le dici. Oh, dottore! A te dago cucirò. Ma le supposte, niente? Mettetele tu, matto che non sia altro. E questi che... Sì, ma, oh, senti una cosa. Ma proprio le punture? Le punture mi ne parli. Senti che... Non vedi? Perché non ho capito, se c'hai un cannuccio pare che ti ci bagnato una rabbata di peperoncino. Sì, capito. Che ti metto a posto io. Vabbè, adesso... Ti scrivo la ricetta, poi ti spiego tutto quello che devi fare. Sì. Oh, Fili, io te lo dico sempre, sempre, tutte le sante volte, che non devi... Tu sempre vai dietro, che non devi lasciare la porta della sacrestia aperta, perché mamma fa corrente. Fa corrente con quella della chiesa. E devi mettere le mutande lunghe, vedi, eccole, ce l'hai qui, non le porti. Lasci dentro. Caro, ascolta me, non è la porta della sacristia, questa è la porta del commissionale. C'hai ragione, Pepe. Fumo, tu fumo. La porta dello commissionale, apri e chiudi. Ti fa venire su da pelle. Ma poi tutto quello che si sente là dentro, solo nostro Signore lo sa. Basta spiffero che ti frega. Prima non la prendo. Con la tosse, ecco, la brunghiterra. Scaldati. Come faccio tutto? Con la messa, la predica. Lo fai. Posso parlare così? È meglio, la chiesa come viveva prima della chiesa, quando più contenti. Hai detto a me. Sai Don Vini che dice le persone no. Quando sa che stai male? Una messa di meno, una prela da casa di più. Più tempo per gli spazzoli viali. Sì, che viali, dirigenti commerciali, ti passeggiare, spendere i soldi. Pure. Ecco, un centesimo, due. Oh, ma pure staccare l'inverno, se no non c'è bocca. Fili, ma sai che questi hanno ragione. Sì. Tu guariscete presto. Sì, la letta, mamma tua. Mette due buste dentro il cestino. Vedrai come coi sotto se feste. Sicura? Da retta, mamma tua. Questo funziona. Senti, io mi do finito. Ecco la macchina sta qui. Io da questa cura e tu fra 4-5 giorni ci come il mio figlio mi dica. Tanto? Speriamo. Io ti spiego tutto. Dimmi. Prima di tutto vanno via quindi, ma non va via di testa. Cane punture, le punture queste della vaglia, è il 30% più forte, tu stai vedendo di cuore e queste fatte apposta. Una bomba? Non è una bomba, è punture che scappate da poco, io lo so, provate. E che faccio il proprio lui? Che io lucato. Come le proprio? Che si provate? Che io lucato che non respirava più. Ragazza! Non porto un cuore come te. Ho capito, ma sembra un gare, Ma era una medicina nuova che lo dovevo provare, con te la provavo, la prova l'ho provata con un gare. Dopo tre punture, poi mi cacciato tutto io. Sono portato via. Oh! Ma che dici? Oh! Ma sono portato meglio. Le punture demoniate, già che c'ha più paura, no? Demoniate, sono vedi che devo appannarti. Ma come ci si fa? Sono portato meglio, è un bendino. Oh! Io che ho un'esperienza non indifferente. Eh? Quella zona, lì vedi, chiedi, vai. Uno?
Che è ciuturo? È ciuturo, i segreti gli hanno imparato, è ciuturo. Chi si è imparato tu? Chi si è imparato? Perché è diventato bravo? Perché si consigliava da me. Abbiamo fatto il futuro. Ma proprio il secondore, dottore? Oh, io non la combatte mai. Le punture è una cosa semplice. L'essenziale che te ne fai fare è una che non ti trae per le mani. Perché? Perché devo rompere la gola dentro un buco. Porteteli tutti i ferri. Sono meravigliosi. Ci vedo, vado, lasciaceli. Ci vuole un medico per questo? Fra 4 giorni. Fra 4 giorni? Fra 4 giorni. Buonasera a tutti. Buonasera. Auguri e arrivederci fra qualche giorno. Buonasera. 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 Che bulisti, ho visto che ce ne facciamo una, ti devo puntare forse due. E tu stai proprio male, volendo. Io l'obili non me ne sono fatte mai. Però la un'anima di fratomo, quando era piccolito, le piante che si faceva. Ah, per sentito di tu, cioè. Ma sei proprio scoglionato tu, Obili, nota, io pure me ne dovevo fare punture perché mi ero malato. Allora, con la zampa moscia. Sì, beh, ma dico. Allora mi era detto, dice, mi era insegnato come dovevo fare, per dire, no? E come ti sta la parete? Allora tu non dai la zamba dura, così tirata, capito? No. Ma allora? Aspetta, qui c'è la zambetta, ma c'è. Così. Ma io non so Elvis. E vabbè, ma io faccio, la chiappa adesso di moscetta, capito? E così, bocca io, tac, non senti cosa. Sì. Ma se si può per l'altro. Infatti mai come l'era detto. Perché la nocchia, dai, chi la nocchia? La nocchia. Ah, no. Che era la nocchia? Ti tira nella giappa così, ma è pericoloso? Ma va, che no. Ma chi deve fare? Secondo me. Ah, no. Il tipo che dice il carolì. Ma. A proposito, proprio per questo, ma tu non è che tanto tu conosci chi una che mi può fare punture, eh? Oppure domani anche vicinato, tante ode, eh? Fammi un po' pensare, L'altra volta, quando sono venuta giù, ah sì, sai chi ne fai, vero, qua dietro casa, c'è Antonina. Chi? Antonina. Antonina? Carolina, sì. Ma chi, è rimasta? O la nipote qua? Sei con Antonina, è Antonina, no, ne una. Ma perché non ne vuole? A voglio dire, io perché se ci riesce sono pure venuto pure io. Allora, no, da pure mi sono malato pure io, ho pigliato la fede. Sì. Allora, vedo io fare pure. Allora, che succede? Che arrivi pesa? Mi stavo qui. Allora, che succede? Che Antonina non c'è potuta venire, è venuta la nipote. Che te lo dico a fa? Capace. Una mano leggera, non si sentiva cosa, proprio leggera, come una farfalla, così proprio, una cosa. Oh, quando ha finito, non mi ha fatto abbicata. E ci soffiava, un freschetto, mi faceva un soffio, capito? Oh! Ma che è finito, però, dimmi, ma che c'è di voi tutti?
Oh! Io ti stimo quello che è. Oh! Ma che vi siete venuto l'anima al diavolo? Io no. Oh! Più non posso parlare, E che più facete apposta per farmi ingavolare? Ah no, oh, per così. Oh, qua statemo dentro la casa del Signore, mica statemo qua all'osteria. Oh, un'altra parola e vi scomunico. Vabbè, è troppo. Oh. Mettete questa, mettete questa. Ma ditemi un po' voi altri. Ditemi un po', ma che vi siete forse venuti a dire la messa? Pure questo. Senti. No, senti cosa? Ah, l'ho vista la bottiglia che è smezzata. L'ho vista che è smezzata. Mi fate sentire il fiato? Ma che ti. Senti. Ecco. Carolina, io se voglio dire. Mi tocca parlare sempre, però. Allora. Forstello. Allora. Allora, sai che a me mi sa che hanno pigliato Antonina per fare le punture quando non c'è più lo spirito. Viene qui la chiesa, ma per favore. Oh, ma senti, fammi che. A me fate studiare. Guardami, qui si lascia di bene. Ora, io d'Antonina le punture non me le faccio fa, capito? Io. Io a me vergogno, capito? Io mi vergogno. Ma qua c'è un impegno. Qualcun altro? Non lo saccio. Vedi, mi pare che notano. Ci stava quello io la fonde vecchia, sì. Quello come si chiama? Sandì. 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 Quello a me le potrei pure fare. Certe punte pure quello. Tra uomini, io mi vergogno un pochetto di meno. Ma tanto Don Filippo, ci vuole venire solo a calarsi le case, perché non è che tu devi fare punture con le case come quello che si voleva stare la testa con un cappello, si capito? No. Sente, retta mamma, se viene Antonina, te giri da una parte. Se viene la nipote, te giri da una parte, chiudi l'occhio e preghi, no? Ma Santì non me le può fare. Santì. Senti. Se bene la nipote, agli guardiamo noi, vero? Se bene Antonina ci sta invece chi la governa. Santì. Allora, parli di Santì, che ti rivolge al padre tuo, non ti ricordi? Hai fatto il funerale? No che non mi ricordo. Ma sei sicura? Ma perché? Quando è morto? Un pezzo che è stato. Senti. Daero. Ascolta a me. Allora, tu adesso state tranquillo, raccomandati a San Matti che io vado a chiamare Antonina, va bene? Sì. E tocca scappare un altro. Prega. Io adesso vado a pregare. Oh, vado di due. Niente un po' della città della chiesa. Vabbè. Oh. Ah. Quando stavo male. Prego col cuore lo Spirito Santo e te San Martì comando, dall'assù padron mia, fammi da ruffià e la voce mia fammi venire per predicà. È quasi Pasqua. E la messa, chi la dice?
Ah, eppure le case dimmelo tu, chi le benedice? La gente mormora come tanti muscù, se non confesso e non faccio la processione. Fa un segno, Martin mio, che è pure mezzodì, fa suonare i campani, eh? Che te piesse una petizione da vita, Don Filì. Gnota che mi chiede un piacere, devo sempre svegliare tutto il paese con le campane. Dimmi, che ti serve stota? E poi sbrigati, dai, che devo scrigliare un cavallo. San Martì, tu che sei il padrone di questo paese, intendete che miracolo per questa cresta tua che si è pigliato una vronchitella. A tutti si è detto che t'ha fatto corrente lo confessionale, Don Filippo. Devi di 20 Ave Maria e 20 Paternostri per penitenza. Si è detto una bugia e c'hai la coscienza sporca. Piccia invece un riscaldamento e mettete le montagne lunghe come dai Tomameda. E quella è venuta la mano apposta e si è ciaccate tutte. Sciabe gotu, dai, svegliate. Ma allora hai sentito tutto? Ma allora, a Cesendi, Martin mio. Oh, Don Filì, so vecchio, cine, ma mica sordo. Guardi, prediglioni, volete fare i fugusi? Dopo non dete retta, essete il risultato, le bronchite, piede. Tu, sai vita e morte di sti parrocchiani, ma io a so sudato 7 camicie. E basta da cambiare, ma te vedo. L'umore addosso ti fa male, io ne saggio che a me fa male tutte le ossa, ma sono tutto sdruellato. Ma fammi finire, Matti, ste pecorelle gli avevo lo sbando e io alla sopportate all'ovile, cioè la casa del Signore. Ah, si è fatto lo dovere tu, sì o non si prete? Che ti paria di fare una passeggiata, di mettere le donne che nere, eh? Quante pecore dovrai incontrare? Ande le razze, queste pecore non te danno latte. Ah, Martin mio, meglio poche ma buone che tante e che pose scappa via. A quelle che te se scappa via, alla domenica mattina paghi la colazione, vedrai come bocca sulla chiesa. Io queste le conosco e me da. Quando è la festa mia, a me da c'è una spolverata la baba, io li non ci ria, dice che gli è puzzo. So capito, Martin mio, ma se tu a me fai sto piacere, io lui giorno a te metto il mandello del lupo babbo, quello fustagnato, così se perciò che a se sta zitte. Oh, Don Billy, fammici un buon pezzambochetto. Niente. Cine, cine, ci sta via con chi mi posso consigliare. Sì? Che ci dito? Che ci dito? A voi parlare con Maria. E beh, che problema ci sta? Ce l'hai adesso vicino? Con me? Non la senti bene? Non ci senti? Non ti preoccupare. A te, sposto a Nazaré, metto Maria, ecco. Nazaré qua, mo che state dei vicini, ve potete parlare, va bene? Oh, Don Filì, ci sta un sacco di domande prima di te, ma detto Marino, non vuoi passare avanti? Ma un strappo la regola, e che sarà? Mettetevi d'accordo, questo è un caso d'emergenza. Tu dici d'emergenza? Sì. Allora, sai che fai? Mi mandi l'impegnativa urgente e subito un fax o fammi un'email sanmartì@paradiso.emergenza-santi-protettori. Madonna, avete demodernizzati, ma io, Martin mio, mica ce l'ho internet. Ah, non ce l'hai? No. Allora parla con Frangino, sacristà, Isu si collega tutte le sere. Frangì, e che c'è qua? Tutte le sere con la buon'anima della moglie.
Isso c'è pure, come si dice, la bebe camera, dice, che la vedi? Ma modernizzate, su certe cose sei più vecchio di me. E dimmi un po', per quanto ti serve questa richiesta? Ah, mi serve per la settimana santa. Ma tu dici di subito? Se ti dico per Pasqua, allora per Pasqua, se non ti dice ben Natale, no? Subito! Prima di subito! Ma che scherziamo? Ecco, ma so capito, niente il paese, pure lassù, eh? E zitto, Don Billy, e zitto! Non li mai incopanzà! Vanni un po', mettete un po' adesso a pregare, che adesso ti chiamo io, un attimo solo, eh? Su un attimo le scale e poi... Ecco, aspettate! Billy! Quindi ci stai ancora o ti sei dormito? Sì, sì. Lascia perdere questa candilena di corona. Apri le vecchie e scordami. Sì. Ci hai fatto tutto? Oh, ci hai fatto tutto? Ma proprio tutto? Dimmi. E basta con questa candilena. Su disco sei incantato. Le cose sta a posto. Lo voto è stato unanime. Ah, a quelle io gli prego sempre. Ma non è quelle del purgatorio, oh! Ma una cosa mi devi fare? Ma quello che vuoi, parti mio, che ti preoccupi, l'importante è che risolviamo questa cosa. Ma tu lo sai, ecco, di soldi ci hanno per le cannere, un po'. E poi sai che è successo? L'altro giorno è venuta Equitalia. Ha voluto pure che mettivo lo scontri per fare l'offerta. Tu la prossima volta, Fili, fai la resa delle cene che ha scolato, fate furbo. Sì, ci manca pure che faccio un biglietto per pregare, no. Lasci li perdere qui, sì, Fili, qui si fa tutto per mandarti all'inferno. Tu pensa alla festa mia, al prossimo novembre, lì, mi fai la statua o no? Ricordati, segni sì, tu, eh? Sì, Perché quella che ci sta è vecchia, è pure tarlata, scortecato sul naso, eh? C'è pure cattarlo, c'è lo mantello. Oh, ricordi il mantello, si è promesso, è quella del palo, quella del pato, quella del fustagno, eh? Ah, lo cavallo dopo per l'anno ci penso io. Oh, comunque, Martin mio, a Gesì tu leggero, eh? Ecco, non si fa niente per niente. Mammo! Mi dimmi una cosa, ma dove vado a pigliare io i soldi? Dove vado a pigliare? Io lo fanno dello fuzzo? Senti un po', ti do un consiglio. Fa come di sindaci. Sai, c'ha lì luogo di comuni tutti quanti. Sì. Il governo dice una cosa e loro ne fanno un'altra. Aumenta le offerte. Fai li taglia le cannelle, di una ce ne fai tre, le messe più corte e ne fai di più. Non picci un riscaldamento, le confessioni le fai a domicilio e ti fai pagare la trasferta pure. Sì. Dopo gli puoi fare la ricevuta, senza ricevuta fai come ti pare, siamo in nero, e quando ti prenota le messe per le cerimonie, i funerali, i battesimi, sì, fate da un acconto scupo tu, tanto non mica ti controlla nessuno, dimmi i soldi in sacco, e per l'anime gli dici che se passa qualcuno è per l'anime della beneficenza, lì non si paga né i vanici. Allora vabbè, ma speriamo bene sia fatta la volontà tua, San Martino. Ave Maria, prega. Sì, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, basta così, basta così, che già mi sei stupidito, che non gliela faccio più. E poi sono stracco, a te tu fai quello che ti è suito, e mi raccomando alla festa mia, cocco mio, e dopo te lo taggo io, con lo sto per dargo. Non ti preoccupare. Che mi volete far morire un corpo?
Oh no, no, figlio caro, non muori, va là. Tonino viene. Viene dopo cena. È meglio così, Don Vidi. Perché se venne dopo cena con lo scuro, non vedi cosa. Se mi sono la piccata. Don Vidi, io torno, te dico una cosa. Questa zampa sembra di essere moscia. Con Donina anche più moscia. Sì. Sì, sì, perché Donina proprio di essere quasi che non di te. Sai perché? Sì. No, è perché Donina la fa con pizzicotti. Come la nipote. Un pizzicotto e niente, ti tira una bella rambata di chiappa. Forza! Lunina ha quello di tu? Ci ha chiappato sempre. Tolti una cosa però. Lunina è calata molto di più la catarata. Ah! E Taglione si cambia in sicurezza. C'è pure un tremore già. Però quello che hai detto me. Però proprio mi serve per tagliare quello. Con lo spirito. Non ti preoccupare, però non ti fa. C'è chi ha fatto sempre, però te la mi dico di voi. Fede. Beh, vado a fare i servizi. La fanzonina, cara fanzonina, stai tranquillo. Tu pensa alla pecorella che sei smarrita e gli si è fatto trovare la via giusta verso il nostro. Oh Frangi! Ma per favore! Sì, sì Carolina, è così! Ma che dici? Sì! Frangi! Carolina, è così perché Don Vili ha salvato le persone con l'acqua santa e invece Donina con le bondure. A quattro me ne va sempre da scherzare. Sono bella dell'altro. Mamma mia. Una partita. Che si è fatto, ma dimmi. Per la predica c'è un pensiero. Sì. Come farai? Ma. Per la predica non te devi preoccupare, sono risolto tutto. Ma ci ha buscato che c'è un miracolo? De più, de più. Ah, te spiego. Allora, io ho parlato con San Martino, il padrone nostro, e Issu ha parlato con il consiglio celeste. Oh, guardami, e inzemo, siamo risolto tutto. Sappiamo chi deve fare la predica. Non mi dici che la fai fa uno di questi? Sì. Oh, tu figlio caro c'hai la febbre. Guarda, Don Pacchi di Malva a posto di andare giù il fosso a stora, guarda, non ti farei altro che bere. Mamma mia. No. Pepe, oh, tu che c'hai la voce grossa, me la fai tu la predica? Ma, non vedi. Prima di tutto, Carolina, stiamo con un medico, tanto qui sono quelle scale ancora, perché qui sono sta venendo cosa, proprio, Dio mio, tu lo sai come ho fatto io, faccio suonare le campane, io ho i gambi, te l'ha quando si è lasciata il quaderno quando si sta mamma, da madre, lo faccio fare, sai, che ti parlo, che ti dico, mi dispiace, non te lo posso fare. No, proprio no. Questo può? Non chiappa manco a suonare le campane. Ma non ti ricordi? Quella volta che sposò il veterinario. Ti ricordi? Non siamo. Vero, cioè a una certa età. Non ti ricordi che sono morto? Ma te l'avevo detto, che è morto. È morto da una settimana. Come ci sei accorto? Ma su un po'. Oh. Però la moglie, sì, oh, sì. Come se più tutto, sente, più caro. Ogni tanto io vado una sappata. Tu però, per me questo, a portagliella, te lo dico io, portagliella. Mamma mia. Allora, Martin mio, come facevo? Allora, prendi. Ah, ci sei rimasto tu? Oh, per farlo con tua, questo e altro. Oh, Don Vili, prima mi volevi scomunicare, e adesso invece ti so buono? E poi, lo sai, io mi vergogno
ho fatto le scuole basse, stavo a Pian del Re, non te ricordi? Ma venne qua, ma che te frega a te? Che mi frega? Se te vergogni, non ne guardi. Ma tu lo sai quanta fatica io faccio tante ode per dire la messa? Lascia perdere, non ti preoccupare, questo lo metto. Sai che fai? Vai da sopra la credenza, pigli la carta e la penna, te metti ecco sopra, io e tu scrivi la predica, l'avvisi per la settimana. E faccio come dici tu. Oh, che c'è? Che sono? È morto. Vedi pochi, eh? Ma come devo mettere? Caroli e Nonina! Oh, venite, venite su, boccate, boccate! Ma non pensa che vuoi? Per confessare, non ti fa cosa, eh? Ma lei fa la bocca un attimo, no? Oh! Fa la bocca, fini! Fa la bocca, perché è capace che avendo detto che ci manda la nipote a fare le punture. Sì. Che faccio? Faccio bocca allora? Papà, venite, guarda, venite su, boccate! Ecco, trema tutti. Buonasera, dai. Buonasera. Dai, Bruno. Come mai a quest'ora? Tu mi dici un po' da come via? Essa, a quest'ora ha visto Carolina tutta pensierosa. Allora so pensato che. Pensato che sta male, ma non vedi? Più bianco, questo, vedi come crocchia. Secondo me non vedi allora. Sì, tu, ma so che tu gli fai quello che serve, quello che è il tuo medico, perché. Che lo vogliono portare, se lo guarda che lo vogliono una prodigio posto lo frate, lo usando? No, quindi madri, parrocchiale che volevo bene, e tu ti devi da qua di. Sì, sì. Prima te la fai sta puntura è meglio vero. Perché no? Mo ci sta, è venuta, è fatta la fa, no? Tu, Carolice, tutto, vero? L'acqua, le sedine, la Vabbè, va la pia tutto, eh? Sì, dai. C'è la siringa, c'è la lavetta, che bolle, c'è un po' le foglie. Buccette bene, anche la botta con le foglie. Troppo, non fa piano, perché ti muoce le bolle. Ecco, già mollato tutto per terra. Hanno vinto, portato. Qui c'è il foto, la roba di tre. Questa è la puntura, Coppo, è un'ora, sta sterilizzata, insieme alle foglie, è bollito. La è brava, sì, fidate. E solo un minuto. A te, convini, non mi fare vergognoso, ma sai quante gappe ho visto io, tutte le razze. E che vorresti dire? Che vorresti dire, Indonina? Con le chiappe. Che? Senti. Davo, è stata una cosa. A mamma mia, questa è una cosa. Ma guarda che ti sbrighi, dimmi quando mi devo calare le chiappe. Non è che stava quando io la ginesi influenza ecco la si è fatta tutte io le punture sì. Ero giovane e allora che succede? Che vorresti dire? C'hai le chiappe sacre su le chiappe due ma le chiappe dei libri ma non è come quelle nostre dei nuovi buoni cristiani la mia no. Ma dite degli osse grazie su. Sicuro? E uffa, quante smorfie per fare una puntura! Sicuro? Su, tirate ciò si bandano! Ecco, almeno mai, questo è fatica! Oh! Sto, ho scoperto!
ci sono. E sarà nuovo, non vai a vedere le case, già non avrai nome più. Nulla di genere. Guardi due di te, due! Io sono mangiato che scherzi! Vuoi vedere la gamba e dopo a fare la mozza? Dai, dai, non ci sono metti che tene, su! Fatto! Come? Già si fatto? E che te devo fare per la zio? Quando scoglie per una bondura. Una ce la facciamo domani e se. Sì. Un'altra ce la facciamo giovedì. Sì. Un'altra ce la facciamo venerdì. Così io faccio il nemo per dire la processione. Non mi guarda così perché mi sono confessata, sai? Ecco. Oh, adere, saluto a tutti, vado via. Pecciaio da fa. Ciao Antonina. Ciao, oh, ciao, ciao. Mi raccomando, venerdì sera devi venire puntuale, perché ci sta lo frate dell'Ambro e la Wanda. Mi raccomando, Antonina. Che ferro, metti a posto il caldaretto. Ci vediamo. Antonina, ci vediamo al mercato, venerdì, Grazie, venerdì. Quando questo finito con voi, tu voglio parlare pure io. Ma se basta per te. Sono visto, no? No. Ho visto il nipote da... Mamma mia, quando si è fatta bella! Io volevo dire anche 10 anni, che cosa di più, 15, 20 anni, no, 20 anni, volevo dire anche 20 anni per 10 insieme a spazio insieme, che faremo un po' così. Oh, sì, oh, ma c'è pure il gallo spennacchiato. No, sei tu il gallo, sei il magnetone, cosa vuoi? Vengo qua, muoia, ma ha saputo di una parrucchiera che nipote da si è fidanzata con uno che c'ha che è vinto di più, ma è vero? Cioè tagliando proprio sì e un cinzianotto, c'è una fabbrichetta, c'è cioè, proprio pure più due. Oh, mo vago però perché mi si è fatto tardi, Ah, Frangì, digli a quello con loro che se pensasse per le... Donina! Per i capigli su. Ecco. Manco la nacca gli tiene più su. Quando ce vuole, ce vuole. Hai visto? Ce vuole a fare una puntura. Ce vuole, ce vuole. Secondo te, Don Pilì, io parlo sempre per purtroppo, ma secondo te, ripeti, se non la chiappe come noi, dove si doveva fare il figlio? Sulle orecchie? Tu ci dici se ti manco? Oh, tu oggi devi il confessare. Ma io non ero per cattivare Don Pilì. No, tu devi il confessare. E poi, gli è tempo via, perché io e Frangì c'è uno da fare. Guardi, gli è là con mamma e gli è là con città. E che ma che due mamma fanno? Non vedi? Quello che ti ho detto prima, Frangì. Mettete il sedè, piglia la carta e la penna, che a te scriviamo la predica, con l'avvisi per la settimana. Capito? Qua. Oh, mamma mia. Sei pronto? Ecco. Sistema, piglia tutto quanto. A sorprendere. Oh, meno male. Allora, scrivi. Che devo scrivere? Tu scrivi. Allora. Carissimi fratelli e sorelle. Con due L. Ah, vabbè, con due L, sì, ne sono visto una, ecco, una di qua. Ma che dici? Fratelli e sorelle, due L, una per due per pa- perché sì due? Perché se no, se no ti faccio con dello. A posto, andiamo avanti. Scrive. Sì. Don Fili. Don Fili. Stasera non può parlare. Perché c'ha la gola che gli fa male. A me piano. Io mi aspetto. Che
occhi non ci vedo. Occhiali. E zitto. Scusi? Sono rimasto io la gola. Vanni? A copia, a copia. Ma tanto legge. Allora, dove siamo rimasti? Che gli fa male, che no? Che gli fa male. Oh, cucì, parlo io. Ma io tu? Ho detto tu, ma adesso devi scrivere io, perché ma... quando leggi dico io. Dico ma io, sì, tu. Parli tu. No, sì tu. Scrivi sì. Tu, parlo io. No, oh. Quando leggi dici io, perché leggi tu. Perché leggi tu. Scrivi quello che ti dico, basta, andiamo avanti. Sono capito, sono scritto tu. Andiamo avanti. Allora, l'avvisi per la settimana. L'avvisi per la settimana. Ve li faccio io. Ve li faccio io. E per la predica. Per la... Ma che gli racconto io per la predica? Che il nonno è morto di freddo? Ma tu che te... come che... Tu leggi quello che scrivi sul quaderno. Cioè, quello che io ho detto è detto. Capito? Vabbè, io ho detto. Oh. Allora, scrivi. Finita la processione, ci sta la benedizione. La benedizione. Ok? Ah, sì. Questa ma che devo dire, buon padre nostro? Ma vanno in buon senno che ne rendreci mezzo e dai Don Vivi, io non comincio, no? E poi dopo loro lo finisce. Ma vanno, ma neanche te capisce, glielo sta pagina, dai che si rimbieto. Allora a pagina no. Allora, dai, non mi fa perdere tempo. Su, scrivi. Vabbè, ecco, pronto. Lunedì. Martedì. Con due T. No, martedì. Una T e una D sola. Adesso devi cancellare. Oh. Oh, signore. Non è lo signore adesso. Ti sono attaccato il raffreddore. Ecco, vi giro. E mercoledì. Mercoledì. Volò. Ah, volò. C'è scritto? Sì, mercoledì no. Bene? Oh. Don Fili va a camerino. A fare gli esercizi spirituali. Ma Don Fili? Dimmi. Ma chi è? Che gliene frega degli esercizi, come te. Ma può? Ha già la palestra e coccando la chiesa? A giocare che vai così lontano a camerino? Ma perché dici le stupidaggini? Vai a camerino. Oh, ma questi, mica le esercizi come ladri, capito? E può? Mica so su. Ne sono in dandi. Oh, può? Oltre a questo, ci sta pure il monsignore. E che mi racconta quello? Ah, che ci racconta? Ci parla della vita, della morte, di quello che siamo fatto su sta terra e di quello che dobbiamo rendere conto allo Signore un giorno. E poi sai che succede? Aspetta, sai che succede? Che stiamo tutti quanti là, scordiamo, ci riflettiamo. Siamo tutti in silenzio. Capito? E tu, Don Vili, agevai così lontano per sentire uno che parla di morte e invece di stare dentro casa tua e a pensare bella... Vabbè, ho capito. Ti tireremmo così, no? Ma poi, ma che non ti basta tutte le verzocche che vai tutti i giorni a confessarsi? Oh, Carolina! Di là è arrivato Costantì, capito? Via, ti ricordi? Il barbiere! Che vuoi? Quello che pensa a cenare le candele, capito? Che vuoi? Ha detto che se vuole confessare. Che vuoi fare quello? Se vuole confessare.
glielo faccio io, barba, pelo e contropelo. Ma se quello dentro una chiesa non ci viene mai, gli puzza la cera delle cannelle, le toniche nere non le vuole vedere, caro lì. Ma come lo convenceria, non mi dico, per caso, con un pigiama? Che ne so io, che ne so, vieni qua. Ma tu, a te vai di là, gli dici che io non posso parlare perché mi fa male la gola. E per la confessione ci dice che vengono un frate dell'andro. Che pensa di isso? Vale. Va, andiamo a farlo io. Vale. Questo è proprio dopo, sì, si fa dove? Sì, sì, sì. Prima ne mucchia una caterba e poi ve l'eco e vuole un condono. A fare quelli che sta sul governo. Certo. Fa le leggi per conto sua. Ma non voglio stare sui sui panni del frate dell'ambro quando viene. Quello ha l'ufaniru peggio delle donne che. No. Ma andiamo avanti, va. E su, io un voglio un uomo che ecco, non mi c'è bocca più, lo scrive. Allora, quando detti, figlio mio. Allora, dovevo marzo e mercoledì? A posto, allora. Scrivi. Giovedì. Giovedì. No, giovedì. Con giù? No, senza il giù. Con le altre? No. Giovedì. Scritto? No, c'è lo scritto giù. Allora, giovedì si lega le campane. Si lega con un nodo? No, con un chiodo. Perché si scioglie meglio. E sabato si scioglie. E si magna di magro. Oh, scritto. Sto scritto. Vanno avanti. Può venire la dedizio delle case. Scritto. Dedizio delle case. Oh, speriamo che. Guarda, c'è la Jesse che ho per il giammello a tu. Oh, ma chi scrivi? Questo non lo devi scrivere. Ah, no, io scrivo. Sì, ma questo no. Poi lo vuoi sapere una cosa? L'anno scorso a Gesù ho trovato pure un buginello. Ma non vieni. Ma tu a venire le case? A Gesù devi passare agosto. Così il buginello era diventato un mare con l'acqua. Mi sa che c'hai ragione. Sì, sì. Era mese era meglio. Vale, dai, chiamo va. Giovedì, Allora, andiamo giovedì e dopo giovedì venerdì. Venerdì. Con la No, con la E. Come elemosina. Sì, come le visti. Venerdì la Via Crucis. Crucisse. No, che crucisse? Che crucisse? Crucis. Con S. No, non mi fa crucisse. Poi, sabato. 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 No, sabato. Dai, io perché ti dico così, ma. Culù. Sabato. Con una bissola. Dopo pranzo ci sta la confessione. Generale. E la sera si scioglie le campane con la messa. Ma tu, ma come fai a confessare che non vuoi parlare? Ah, so capito. Dimmi. Tu scordi solo, poi alla fine aiutare la benedizione. Ma tanto qui si minca te racconta tutto. Don Vili, qui c'è Birbi. No, ma non ti preoccupare, non ci sta questo problema, perché prima di tutto avere lo frate dell'ambro e quindi a posto. Poi, per domenica, speriamo che messe passa, come ha detto il medico, speriamo. E così, predico, dago buona Pasqua a tutti. E so. La cannella pure, io. La cannella gli dà un pezzo. Un padre, un gloria e un'ave Maria, a siete più generosi per l'anima mia. Ora pro nobis. Ma tu non ho per il fornese qui. Ma chi si no? È la nota che quando dicevo le messe di fedele tutti. Oh, con precarietà già fai. Generazione nostra.
ecco, adesso mi giro verso il tavolo così. Se mi guarda può essere se mi guarda può essere risponde. Può essere. Adesso andiamo la visita di Don Filì, che ve li legge lo sacro sta frangì. Oh, ora oh, pronomi. No, ce l'ha fatta. Però ho visto. Dai che ti spegno. Oh, grazie. Piano, grazie vai, per piano, te. Piano. Questa è la chiesa mia, che ho fatto di lui. Siamo quasi fatti, eh? Io mi benedico a nome di San Martin, che lo curato presto possa guarire. Dalmazio! Ha risposto? Non mi ha risposto. Tu me l'anticipo tu. Ma una settimana ancora è andata. A Pasqua non mi dà. Ci tu fuori in testa. Spagnato, che vuoi fare? Io ho fatto le scuole elastiche. Ma questo è straniero sotto me. Ma con comprate si va, no? Non lo so misto, mo. Oddio. Ah, ecco un po'. Che cosa Francesca, lascio i pezzi che la salute va, ma pure a te. Vabbè, vabbè, frate, state pronto. Ecco, Don Vili mi ha fatto scrivere. Carissimi fratelli e sorelle. Siccome io a me vergogno, a me giro da sta parte, ecco, avvengo meglio. Per qua già io, tutti i brusoli, saranno spavuti della gioventù. Allora, siccome Don Vili oggi parla poco e domani non parlerà di cosa, l'annunci della settimana ve li devo leggere io. E io non ve posso fare la predica, eh? E tu Padre nostro, a cominciarlo io per lo mezzo, non c'ha senso. Quindi non lo dico di cosa. Mi siete capito tutti? Sì. Oh, tutto chiaro? Bene, andiamo avanti. Lunedì, martedì e mercoledì Don Vili va a Camerino con un monsignore a fare gli esercizi con gli spiriti e a pensare alla morte invece di pensare a una bella giovinottella. Stetemi a sentire, riprete bene queste orecchie. Se uno ha già i peccati, è come i dolori, ma se li deve portare appresso, tanto non pesa, perché sulla chiesa non ci sta nessuno. Mo, ah, ecco, questo è importante, eh? Sentite, se uno ha vuole morire, ciò che si aspetta che venga eso, oppure ciò che si dà lo io santo da solo, e sulla chiesa non ci sta niente. Io i di se lega le campane. Ma quelle le leggo io, se non le facete sempre con me. L'udì uno, mi raccomando. E invece, lì si sì, chi? A pomagna fino a sabato. Ah. Oh, ha detto di farlo serio, Don Vili.
quando venivamo a venire le case. Così mi ha detto, invece di dargli l'ou per il giammellottello, decidete di dire mettamente lo pollastro, così non ci viene agosto a venire se case. Oh, dove siamo arrivati? Ah, oh, può avere la via Crucis, eh? Le masciate, facendoli dopo che le acque ha mangiato pure loro. Sabato asciuglieremo le campane. Ah. Mm. Oh, figli, ma non facete i cucumazzi, perché ve lo rompete tutte all'osso, signore.